come di consueto ci troviamo qua alla presentazione dell'ottavo numero di Filarouge Magazine. Beh, un numero che segue la tradizione di Filarouge per certi versi e per certi altri si incentra anche su temi un poco differenti, a cominciare dalla politica, che non è un tema tradizionale del nostro target, ma che è comunque qualcosa col quale ci dobbiamo misurare tutti i giorni. C'è una situazione nuova in Sicilia, che è quella di un governatore della regione nuovo, di una politica che ha bisogno di cambiare, da cui la gente si attende qualche cosa. Uno dei temi che abbiamo affrontato in Filarouge è anche quello del recupero della fiducia della gente verso la politica, e questa è una delle scommesse che i politici di oggi si devono assolutamente intestare, perché onestamente oggi, indipendentemente dal colore e dal partito, c'è una diffusa sfiducia, perplessità, ed è questo invece che va superato. Ma Filarouge non è solo politica, ma sport, turismo. Ci sono tante storie, tutte circolari, come amiamo dire, a cominciare per esempio dai problemi reali del Parco della Favorita, col quale abbiamo continuato quella che è una specie di piccola inchiesta sui luoghi nel quale si fa sport a Palermo. E poi ci sono storie molto belle di viaggi, ce n'è uno particolarmente interessante in Tunisia, e poi c'è una storia molto bella di solidarietà verso gli emigrati siciliani in Venezuela, una storia di contrasti molto che mi piace molto. Poi tante altre piccole grandi storie, con una piccola novità anche di una rubrica che non era mai esistita nel nostro giornale, che si chiama Filarouge e che è un divertissement, chiamiamolo così, di Gaetano Salvaggio, che è uno della nostra squadra. E che non è Sasà. No, Sasà è presente, ovviamente. Infatti, questo numero con il suo award di Miami, col suo premio per Racconti di Sicilia, ma questo Filarouge è una rubrica nuova che puntiamo a portare avanti, perché chi la legge vedrà che si saprà anche divertire in una maniera tipica. Facciamo un po' di tutto per cercare di far crescere questo prodotto, che, ripeto, è sempre frizzante, giovane, ma anche d'approfondimento, come questa copertina di questo numero mi sembra evidente. È una realtà, e devo dire, è una realtà legata anche ai giovani, perché molti giovani sono avvicinati, hanno chiesto di collaborare, hanno chiesto di darci una mano, quindi di conseguenza è bello anche lavorare con i giovani. Beh, devo dire che ci sono dei pezzi interessanti, come questa inchiesta legata al nuovo presidente della regione. In Sicilia ci sono tante cose da fare, penso al lavoro, penso alla tutela del verde, dell'ambiente. Abbiamo tanto sport, non poteva che essere così. Due personaggi importanti come Gatto, perché ormai è una realtà dell'automobilismo, incrociamo le dita per lui perché quest'anno è un anno fondamentale, poi Fontana, portiere gentiluomo che rimane a Palermo, devo dire grandissimo portiere ma anche grandissimo uomo, ho avuto modo di conoscerlo in maniera approfondita ed è veramente stato un piacere intervistarlo, ed è un'intervista particolare. La rivista è carina, molto carina, il patinato è grazioso, il format è grazioso, mi piace molto lo spot in inglese, che dà anche quel gusto di internazionalizzazione a una rivista così un po' civettuola. Anche un po' diversa, insomma, da quelle nell'ambito che esistono nell'ambito palermitano. Beh, diciamo che uno dei grossi meriti di Filarouge, rivista, ma anche poi il format televisivo, è proprio questo, cioè quello di essere un format che si differenzia dalle solite cose che possiamo vedere qui a Palermo, in Sicilia, ma anche a livello nazionale. Quindi sì, insomma, assolutamente positiva. Dovrà sicuramente crescere, però è sulla buona strada. Assolutamente sì, ma questa è la ragione per cui stiamo scommettendo con voi. MCQ Group è un gruppo di società di consulenza che adesso diventa consorzio. In Sicilia sono 7 società di consulenza, ne stiamo aprendo un'altra a Milano. Vi dicevo delle nostre aziende in Romania e Malta. Ci occupiamo del global service, il nostro core business è il marketing territoriale. Noi studiamo dei territori, ci andiamo a vedere, a guardare, a osservare, facciamo un'analisi SWOT, individuiamo delle linee di sviluppo di quel territorio, ci inventiamo dei progetti, troviamo dei finanziamenti in genere pubblici ma anche privati, collaboriamo con alcune banche d'affari. Dopodiché andiamo a proporci al territorio, in prima battuta alla pubblica amministrazione e poi agli stakeholder del territorio, e cerchiamo di implementare con loro, attraverso un'azione di programmazione concertata, questi progetti che servono per sviluppare quel territorio. L'ottavo numero di Filarouge Magazine, una copertina comunque abbastanza importante, Raffaele Lombardo. Mi auguro che ci siano delle nuove riforme sia in campo nazionale che in campo regionale,
soprattutto che agevoli il più possibile l'impresa, perché è quella che chiaramente deve cercare di dare un po' la svolta per quello che è proprio l'andamento del mercato italiano. Nel numero 8 di Filorusio Magazine c'è un articolo bellissimo dedicato a te e alle tue imprese. Sì, ho visto, veramente per me è un onore essere presente in questa rivista. Devo ringraziare tutti quanti perché ogni volta danno la possibilità di mettermi in luce, anche insomma farmi conoscere dal mio popolo, insomma, i siciliani. Siamo stati impegnati per la prima gara, prima prova di campionato italiano della Formula 3, che è andata bene, diciamo. Nonostante tutto abbiamo provato poco, siamo riusciti ad ottenere un quinto posto in gara, non male, certo noi puntiamo in alto. Toti è veramente un ragazzo che ha delle doti incredibili ed è, diciamo, il pilota che in questo momento rappresenta di più la Sicilia. Firuggia ha dedicato due pagine, l'ha seguito costantemente da quasi un anno. E tant'è che sul Formula 3 che guida Toti c'è anche il logo Filrugio, ovviamente, e noi di questo siamo molto molto contenti, perché comunque un supporto mediatico abbastanza importante fa sì, ci permette di fare conoscere una realtà siciliana che è un pilota, e chiaramente il sogno di tutti i piloti che fanno la Formula è quello di arrivare in Formula 1, e cerchiamo di stare i piedi per terra e di portarlo più in alto possibile. Si è appena conclusa la Targa Florio e tu ti sei stato la prevista di questa manifestazione. È un fatto in più è che da quest'anno è anche testimonial dell'Automobile Club Palermo e della Targa Florio. È un'iniziativa che col presidente Marasco abbiamo portato avanti. Siamo orgogliosi, siamo siciliani, animati da sicilianità, e la Targa Florio è qualcosa che sicuramente è nota in tutto il mondo e da un secolo ormai.